Le utenze non domestiche che scelgono di fuoriuscire dal servizio pubblico per la gestione dei propri rifiuti urbani avranno diritto già da quest'anno a riduzioni della Tari. Lo chiarisce il Ministero della Transizione Ecologica con una circolare sui meccanismi per la determinazione delle tariffe alla luce della nuova disciplina sulla classificazione dei rifiuti introdotta dal Decreto Legislativo 116 del 2020. Secondo quanto scrive il Ministero, le utenze non domestiche che scelgono di affidare al mercato i propri rifiuti urbani hanno diritto a riduzioni della quota variabile se dimostrano di averli avviati a qualunque processo di recupero e non solo al riciclo, come prevedeva in origine la disciplina sulla Tari. Resta però dovuto, specifica la circolare, il versamento della quota fissa. Il Ministero chiarisce poi che ai fini del prelievo vengono considerate produttive sia di rifiuti urbani che di rifiuti speciali anche le attività industriali e artigianali, ma per entrambe sono escluse dal calcolo della Tari le superfici dove avviene la lavorazione industriale e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività produttive di rifiuti speciali, mentre continuano invece ad applicarsi prelievi sui rifiuti sia per la quota fissa che variabile per le superfici produttive di rifiuti urbani, come ad esempio mensa, uffici, servizi, depositi o magazzini, per i quali le utenze non domestiche potranno chiedere le già citate riduzioni in caso di avvio al recupero indipendente dal servizio pubblico. Quanto ai vincoli temporali, la circolare conferma i termini introdotti dal decreto legge sostegni che ha fissato al 31 maggio di ciascun anno la scadenza per le comunicazioni al comune o al gestore d'ambito della volontà di fuoriuscire dal servizio pubblico da parte delle utenze non domestiche, chiarendo che limitatamente al 2021 resta fissato al 30 giugno il termine ultimo per l'approvazione dei regolamenti Tari da parte dei comuni, una precisazione con la quale il Ministero sembrerebbe confermare, anche se il condizionale resta d'obbligo, come per l'anno in corso le richieste di fuoriuscita possano già valere ai fini della determinazione delle tariffe che i comuni sono chiamati ad approvare entro questa fine giugno, mentre per gli anni successivi, per consentire ai comuni di gestire in tempo utile le variazioni conseguenti alla scelta del ricorso al mercato da parte delle utenze non domestiche, scrive la circolare, la relativa comunicazione dovrebbe essere effettuata l'anno precedente a quello in cui la stessa deve produrre i suoi effetti. Un chiarimento quello sull'anno in corso che non farà piacere ai comuni, che in una proposta di emendamento alla legge di conversione del decreto sostegni hanno infatti chiesto di rinviare al 2022 l'efficacia delle comunicazioni di fuoriuscita dal servizio pubblico, visto che il solo mese di tempo tra la scadenza di maggio e quella di giugno, scrive ANCI in una nota, non consentirebbe agli enti, data la ristrettezza dei tempi, di valutare l'impatto delle scelte operate dagli utenti sulle tariffe 2021. La comunicazione del Ministero affronta poi anche uno degli aspetti più controversi della nuova disciplina, finito addirittura nel mirino dell'antitrust, quello del vincolo di 5 anni che le utenze non domestiche sarebbero tenute a rispettare ai fini dell'affidamento dei propri rifiuti urbani al mercato o al servizio pubblico, che l'autorità garante della concorrenza e del mercato aveva bollato come discriminatorio per i gestori privati, censura alla quale il Ministero sembra rispondere chiarendo che detta indicazione temporale non rileva ai fini dell'affidamento del servizio da parte dell'utenza non domestica, che infatti potrà nel corso dei suddetti 5 anni cambiare operatore privato in relazione all'andamento del mercato, un'apertura che incontra il favore delle associazioni datoriali come CNA e Confartigianato, che potrebbero comunque chiedere lo stralcio definitivo del riferimento ai 5 anni dal decreto legislativo 116 con una serie di emendamenti alla legge di conversione del decreto sostegni.